Ci troviamo nella pista di atletica del CUS Parma, qui al campus universitario, insieme a Michele Ventura e Genesio Mori, per vedere i ragazzi qui del triathlon CUS Parma che si stanno allenando grazie anche a favore della buona stagione e nuovi prodotti EX. Sì, abbiamo portato questo prodotto da provare, che riteniamo che sia un prodotto altamente tecnico e adatto a questa stagione qua. Adesso vediamo l'esito e diranno i ragazzi come va. Allora Michele, un nuovo partner del CUS Parma Triathlon con Genesio Eden Sport, con i prodotti EX per i ragazzi top del CUS Parma Triathlon. Certo, noi approfittiamo della disponibilità di Gene, che è un amico di vecchia data, anche perché adesso si è calato in questo ambito del triathlon, ma ci tengo a sottolinearlo. Sì. Siamo amici appunto di vecchia data perché il suo ambiente è anche un altro, un po' più fresco diciamo. Giustamente. E quindi approfittiamo della sua disponibilità per questa collaborazione che sicuramente darà buon frutti e come già stiamo vedendo in questi giorni. Quindi questo è l'inizio di un rapporto che avrà sicuramente una lunga durata. CUS Parma Triathlon quest'anno è stato l'anno dei titoli italiani. Sì, è stato un anno, quest'anno abbiamo raccolto anche queste soddisfazioni che in realtà però non ci sorprendono. Per quello che posso vedere io dal punto di vista dirigenziale vedo un gruppo splendido, un ottimo gruppo di allenatori, di atleti che riescono veramente ad ottenere questi risultati soprattutto dal punto di vista giovanile ma non solo. Però possiamo dire che attualmente è probabilmente senza vanagloria una delle più belle realtà sia del movimento CUS giovanile ma anche del movimento del triathlon nazionale. Nuovo materiale EX, come sta andando, come ve lo sentite addosso? Ah, sicuramente molto comodo e poi ha il fattore della compressione che è quello che viene ricercato da tante marche oggi perché si è dimostrato valido e quindi non vedo l'ora di allenarmi con questo materiale addosso. Di solito non si giudica un vestito appena messo però e anche se ce l'ho indosso da appena 10 minuti comunque si sente che è molto comodo, però sì, secondo me è un ottimo materiale. Darvi una buona mano. Sì, assolutamente. Molto comodo. Molto elastico, quindi si attilla il corpo perfettamente. E adesso lo testiamo e vedremo come andrà, dai. Corrado, ci troviamo qui alla pista di atletica. 24 di ottobre il tempo tiene, quindi i ragazzi si stanno allenando ancora tutta. Sì, stiamo facendo gli ultimi allenamenti per concludere la stagione. Avrà le ultime gare Grenti questa domenica, il mezzo Ironman in Sardegna. I ragazzi si preparano per quelle che sono le ultime gare anche podistiche, tipo la staffetta del 5 novembre. Facciamo gli ultimi richiami per poi chiudere la stagione all'inizio di novembre e fare un periodo di scarico che andrà fino intorno al 15-20 di novembre, per poi riprendere piano piano e andare a regime con gli inizi di dicembre.